Bene, buonasera a tutti e benvenuti nella sala del camino della Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia. Volevo darvi il benvenuto in questa Instant Conference che abbiamo organizzato per affrontare una tematica che, come capite bene, è di grande attualità, ma è soprattutto di grande interesse, un interesse scientifico, un interesse politico, un interesse etico, e pensiamo che sia molto opportuno che un'istituzione come lo IUS contribuisca a, anche a fare chiarezza, a cercare di affrontare questo tipo di temi. E l'ultima volta che ci siamo visti in questa stanza con una Instant Conference eravamo occupati di un tema molto diverso, le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono state una grande scoperta scientifica che si muoveva però negli ambiti più rarefatti, per così dire, della scienza contemporanea. Una scoperta che può aver cambiato senz'altro la nostra visione di vedere il mondo, ma che veniva affrontata da grandi e importanti studiosi, grandi gruppi di ricerca, guardando alle regioni più lontane dello spazio e del tempo. Qui oggi ci caliamo nella nostra Terra, quasi nei due significati della parola Terra. Il nostro pianeta è il terreno che ci sostiene per affrontare un tema di grandissimo impatto scientifico, ma anche di grandissimo impatto umano, sociale e politico. Anche per quello sono contento che siate venuti così numerosi e sono contento che due professori dello IUS, il professor Paolo Bazzurro e il professor Gian Michele Calvi, possano contribuire a fare chiarezza su questi temi, una chiarezza di cui io credo ci sia un gran bisogno. Ringrazio anche Paolo Viana, il dottor Paolo Viana dell'Avvenire, che ci aiuterà a scrivere una storia di questa problematica e anche discutere e rendere la discussione non una relazione scientifica ma un dibattito il più possibile vivo e vivace. Grazie ancora e spero che possiate apprezzare la discussione. Ringraziamo il rettore con un applauso, così congeliamo l'ambiente. E non perdendo tempo partiamo subito dalla domanda che si fanno tutti: che cosa sta accadendo nell'Appennino, letteralmente, cioè dentro l'Appennino? Domande che si fanno tutti, perché è inutile che ce la nascondiamo, il terremoto inquieta anche chi non lo vive da vicino, comunque chi assiste allo strazio attraverso i giornali e i telegiornali, attraverso i programmi, perché non c'è programma di rete che in qualche modo non vada a interessarsi di questa grande tragedia che ha vissuto Amatrice e i comuni circonvicini. Personalmente sono stato buttato giù dal letto, come tanti, alle 3.36 del 24 agosto, perché le finestre scricchiolavano e io ero a Rimini, non ero in una zona molto vicina all'epicentro. Ecco, quindi questa domanda ci interessa a tutti, interessa anche gli scienziati che hanno una responsabilità pesantissima. Perché? Perché diversamente dal passato, oggi la scienza ci entra sempre di più in casa, si interessa sempre di più, impatta con le nostre esperienze quotidiane, e dal 2009 particolarmente la scienza che si occupa di terremoti. Perché il 2009? Perché è una data un po' simbolica, quella del terremoto dell'Aquila, quella che dopo il Friuli ha rinnovato questo dramma. Quindi partiamo da questa domanda che è nella mente, negli interrogativi di tutti noi: che cosa sta accadendo dentro l'Appennino? Ne parliamo, come abbiamo detto, col professor Paolo Bazzurro, professore ordinario allo IUS e componente della Commissione Nazionale Grandi Rischi, e col professor Gian Michele Calvi, professore ordinario sempre allo IUS e direttore del Centro di Formazione Post Laurea, Ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme. Questa è sicuramente una situazione estrema. Cominciamo, direi, dal professor Bazzurro: che cosa sta accadendo sotto l'Appennino in questo momento? Grazie. Beh, quello che sta succedendo in questi giorni nell'Appennino è quello che è successo negli ultimi secoli, non c'è nulla di diverso. L'Appennino si sta abbassando, cioè l'Italia centrale si sta dilatando, se si vuole, e quindi questa dilatazione, quando avviene in modo drammatico come un terremoto e non silente, genera questo tipo di terremoti, quindi il terreno si abbassa un pochettino e l'Italia si allarga con tempo, almeno in questo periodo geologico. Non c'è nulla di diverso da quello che è successo negli ultimi
nelle ultime centinaia di anni. Ho qua davanti a me una mappa storica che fa vedere qual è la sismicità nella zona. In questa zona la matrice, nel giro di un mese. Sì, certo, però ve la posso raccontare che sia molto. Mentre magari ne parlo, magari Massimo qui riesce a. Comunque, nel 1639, nel giro di un mese, almeno due eventi di magnitudo 6 sono avvenuti nella zona. Quelle date che vedete sopra, quei quadratini, sono le date dei terremoti. Nel 1703, almeno due eventi nel giro di un mese con magnitudo 7 sono accaduti in questa zona, e poi terremoti molto più vicini nel tempo, lo sciame che è successo in Umbria Marche nel 97-98, quindi non dobbiamo sorprenderci di questo tipo di eventi. Quello di cui dovremo senz'altro discutere è perché un evento normale, perché tutto sommato un evento normale, continua a ammazzare 300 persone quando avviene nella pandemia. Professor Calvi, posso aggiungere, se, cioè, proprio in questa immagine che ha proiettato Paolo c'è anche un quadratino arancione in mezzo ai cerchietti blu degli aftershocks, dove c'è scritto 1639. Quel quadratino arancione è molto vicino alla stellina bianca che è quella dell'epicentro del primo evento. Qualcuno ha sostenuto che questo evento sia stato in qualche modo una ripetizione di quello del 1639, che è un evento conosciutissimo, ed è un evento conosciutissimo perché c'è un documento che si intitola Nuova e vera relazione del terribile e spaventoso terremoto successo nella città di Matrice e suo stato, compatimento ancora di accumulo ai luoghi circonvicini sotto il 7 del presente mese di ottobre 1639, con la morte compassionevole di molte persone, la perdita bestiame di ogni sorta e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno, con ogni diligenza e certezza descritta da Carlo Tiberi Romano per memoria di un caso così miserando e lacrimevole. Roma. Quindi il signor Carlo Tiberi nel 1639 di questo terremoto aveva già parlato. Se non che ho chiesto di intervenire perché c'è anche un articolo molto recente, beh non molto, del 2002, che analizza la faglia della Laga, che è una faglia che sta proprio lì, proprio tra Matrice e Accumuli, domandandosi se il terremoto del 1639 avesse provocato la rottura completa di quella faglia, che è una faglia che è accreditata per rilasciare energia per un terremoto 6.6 rispetto al 6.0, vuol dire 25 volte più forte grosso modo. Ma comunque il punto non è questo, il punto è che sono andati a studiare queste cose, hanno guardato gli affreschi nelle chiese di Amatrice e hanno detto qui nel 1639 non c'è stato un 6.6. Infatti quell'articolo concludeva dicendo: i dati finora acquisiti evidenziano pertanto che la sequenza 1639 non costituisce il risultato dell'attivazione improvvisa dell'intera sorgente della Laga. Un evento con tali caratteristiche non è riportato nei cataloghi sismici e la faglia della Laga deve essere considerata attualmente come una sorgente silente per quanto attiene il terremoto con la massima magnitudo attesa. Cioè, quello che dice è che non è assolutamente risolto. Cioè, 15 anni fa, 14 anni fa, questi autori, uno dei quali credo che sia presente, anche se non sono sicuro, scrivevano: guardate che questa faglia è carica, perché nel 1639 non è andata a rottura completa, lì dentro c'è l'energia che può essere rilasciata. Ora, poco importa se la faglia che adesso ha rilasciato sia esattamente la faglia della Laga o sia una faglia che sta un po' più a nord. Paolo ne sa più di me per le sue frequentazioni della Commissione Grandi Rischi, che io per fortuna invece non frequento da qualche anno. E poco importa, questo vuol solo dire c'era l'energia carica per rilasciare questo terremoto. Nulla di strano, nulla di sorprendente. In Appennino non sta succedendo nulla, sta succedendo quello che è sempre successo e che andrà avanti a succedere.
e potremmo anche finire qui teoricamente, ma non è così, nel senso che abbiamo una conseguenza di morte piuttosto elevata. Se noi confrontiamo quello che è successo negli ultimi terremoti con ciò che è avvenuto ad Amatrice, ciò che stupisce i profani naturalmente è la densità di morte. Non tanto la densità di danno, più o meno paragonabili, possiamo fare una serie di valutazioni, gli esperti le fanno, però la densità di morte stupisce perché ci sono più morti di quelli che avrebbero dovuto esserci. Ecco, per quale ragione terremoti analoghi, simili, peraltro sulla stessa faglia o su faglie molto vicine, che rilasciano delle intensità di energia così cioè, confrontabili, si comportano socialmente, cioè in termini di vittime e di feriti in modo così diverso? Professor Calvi, che ha vissuto l'Aquila, cominciamo quindi da lui. Ma questa è invece una domanda difficile e complessa, e in effetti anch'io mi pongo queste domande e voglio essere veramente completamente aperto nel rispondere. All'Aquila c'erano 70.000 senza tetto e ci sono stati 300 morti. Ad Amatrice, Accumoli, Norcia, questo terremoto, il numero di morti alla fine è sostanzialmente lo stesso, il numero di senza tetto è una frazione del numero di senza tetto. Siamo a 4.900 oggi, assistiti, peraltro non sfollati. Quindi può stiamo darsi... parlando del 5%, stiamo parlando del 6%, stiamo parlando di numeri veramente poco confrontabili. Allora, questo pone degli interrogativi. Ad alcuni di questi interrogativi sono state delle risposte che a me non soddisfano completamente, e cioè il discorso del fatto che c'è nella zona di Amatrice e così via, ci sono molti turisti di ritorno, cioè molti familiari che vanno a ritrovare le loro famiglie e così via. Ma il punto fondamentale non può essere questo. Io credo che il punto fondamentale sia un altro che dobbiamo riconoscere, e cioè dobbiamo riconoscere che in fondo oggi possiamo dire che l'Aquila non era poi tanto male. Riconosciamo le cose come stanno. Quanti edifici sono crollati all'Aquila? Crollati completamente, crollati facendo tanti morti sotto gli edifici. L'abbiamo scritto questo. Stanno sulle dita. Che non stava tanto male, però. Stanno sulle dita di una mano, stanno sulle dita di due mani. Quanti edifici sono crollati completamente in Amatrice? Beh, basta guardare le foto satellitari. Cioè, dobbiamo riconoscere che il tessuto costruito di questi paesi o piccole città dell'Appennino alla fine era un tessuto molto più vulnerabile di quello dell'Aquila. È un dato di fatto oggettivo. Non stiamo parlando, se lo guardiamo dal punto di vista delle perdite economiche, la cosa cambia ancora completamente. Ma allora vi stupirà forse se vi dico che il terremoto dell'Emilia ha fatto perdite economiche di un altro ordine di grandezza rispetto all'Aquila, molto più alto. Molto più alto, perché c'era un tessuto industriale, perché c'era un tessuto che ha indotto perdite economiche. Stiamo parlando del 2% del PIL nazionale. Per un terremoto che ha fatto invece pochissime vittime. Quindi le cose vanno molto distinte con attenzione, perché questo terremoto ha fatto molte vittime e alla fine farà una quantità di perdite relativamente modesta. Ci sono già stime delle perdite, le stime delle perdite dirette, cioè i danni per ricostruzione e così via, sono dell'ordine, diciamo, dai 300 ai 900 milioni di euro contro i 13 miliardi della... quelle sono stime però di perdite totali, quindi in quella stima, che è la stima del governo, ci stanno dentro anche le perdite connesse con il mancato funzionamento dell'università, con la rilocalizzazione dei cittadini. Io adesso parlavo di perdite da riparazione e ricostruzione. Solo edifici però, non infrastrutture. Sì, solo edifici, ma in quella zona di Paolo, la differenza grossa. Ci sono stati essenzialmente danni da edifici. Ecco, la differenza grossa, e poi volevo fare una nota, una differenza importante anche agli occhi sempre dei profani, quello dei giornalisti che ci capitano, sono i ponti e le strade, che in altri terremoti abbiamo visto meno intaccati dalla furia distruttiva della terra. Francamente, da profano non saprei dire perché, e quindi lo chiedo. Anche qui
appunto anche quello, la parola infrastrutture che ha usato il professor Bazzurro, a questo si riferiva. I ponti sono un caso molto, molto particolare, perché gli studi disponibili sulla probabilità di danno e collasso dei ponti in Italia dicono con molta chiarezza che le probabilità di collasso sono relativamente basse e le probabilità di danno, cioè di impercorrabilità, invece sono molto alte. Cioè noi abbiamo una struttura viaria molto vulnerabile sotto il profilo dell'uso. Può venire un terremoto e ci troviamo con i ponti non percorribili, anche se quasi tutti staranno in piedi. Questo vuol dire, detto in termini però divulgative. Ora, mentre la situazione del terremoto di L'Aquila era un caso con un epicentro collocato quasi esattamente sotto una città, quindi con comunque le strutture viabilistiche, le uniche prossime, veramente prossime, è l'autostrada che passa proprio tangente all'Aquila, ma che è di costruzione relativamente recente. Anche lì ci sono stati problemini, ci sono stati un paio di ponti che sono stati chiusi e che però erano semplicemente caduti dagli appoggi, quindi sono stati, in pochi giorni sono stati rimessi a posto. Qui invece ci troviamo in un terremoto in cui, per la stessa ragione per cui colpisce il numero di vittime, perché uno dice ma come, ma in fondo l'epicentro non era né sotto Matrice né sotto Accumuli, era da qualche parte, però per questa medesima ragione c'è un tessuto stradale vulnerabile e diffuso in corrispondenza della zona epicentrale. Non è una cosa neanche questa che io possa ritenere inaspettata. Ecco, io penso di interpretare la maggioranza di noi, coloro che non sono ordinari, nello spaesamento quando uno dice che un ponte può essere rimesso a posto. Non le chiedo di spiegarci come si fa a rimettere in sede un pezzo di autostrada che si è spostato da oggi, perché sarà piuttosto complesso da spiegare, però lo sottolineo. Professor Bazzurro, il professor Calvi ha evidenziato delle grosse difformità tra ciò che anche uno scienziato si aspetta di vedere accadere, ciò che realmente accade. Qual è la sua opinione nel confronto tra i due sismi? E rispetto a questo fenomeno che balza agli occhi di tutti, alcuni dati sono sovradimensionati rispetto alle attese, ripeto, dei profani, probabilmente non degli scienziati, a partire dalla densità di morti. Quello che abbiamo visto da Matrice, Arquata del Tronto, Pescara del Tronto e Accumuli, che ricordo in totale hanno meno di 5.000 residenti, hanno avuto 300 morti perché è successo ad agosto, altrimenti i morti sarebbero stati di meno. Il tessuto edilizio è veramente molto molto vulnerabile, mi ricorda un po' quello che abbiamo visto a Onna vicino all'Aquila. Questi, io non sono ancora stato giù, però vedendo le fotografie si vedono edifici in muratura non armata fatte con ciotoli di fiume tenuti insieme con materiale molto povero. Questi sono edifici che non sorprende nessuno se cascano quando viene circa la metà dell'accelerazione di gravità in senso orizzontale. Sarebbe stato un miracolo che non cadessero. Però quello che non va bene è che purtroppo siamo qua a parlarne soltanto quando queste cose sono già accadute e non ne parliamo prima. Ma non sono per i tecnici, ma neanche, immagino, per nessuna persona che abbia un minimo di logica, non è una sorpresa che questi tipi di edifici caschino. Si sente parlare di concetti, cioè si inquadrano dei concetti tra loro anche apparentemente simili, eppure gli scienziati ci dicono che sono assolutamente diversi. Pericolosità e rischio sismico, pericolosità e rischio. Ci può fare un po' di chiarezza anche sulla terminologia che usiamo in questo periodo? Ma la pericolosità e il rischio sono due cose completamente diverse. La pericolosità è la propensione, in questo caso si parla dei terremoti, è la propensione a essere in un luogo dove i terremoti accadono spesso e quindi il terreno scuote anche molto violentemente abbastanza spesso. Se questo succede nel deserto di Atacama, ad esempio, scrolla qualche tartaruga e qualche cactus e non succede niente, quindi non c'è rischio perché non c'è nessuno. Se la pericolosità si abbina a un'esposizione, quindi avere tanti edifici o popolazioni o quant'altro, o dighe o altre infrastrutture, allora
se l'esposizione è vulnerabile, abbiamo visto che è vulnerabile, almeno la maggior parte di questi edifici lo erano, allora la pericolosità e la vulnerabilità dovuta all'esposizione presente danno il rischio. Ora lasciamo da parte le questioni tecniche, ma la differenza è fondamentale, perché si può avere alta pericolosità e nessun rischio. Ora invece le faccio la domanda che farebbe il suo vicino di casa, nel senso che era sicuramente un vicino di casa che non fa il sismologo. Direi proprio di sì. Senta, ma perché il terremoto arriva sempre in piena notte? E soprattutto quello che arriva in piena notte è il peggio. No, è quando c'è... Anche c'era la luna rossa, forse, la sera prima, non l'abbiamo notata, forse c'era. Due giorni prima c'era un forte vento. Estrapoliamo dal fatto che all'Aquila è venuto di notte, e qui è venuto di notte, in altri periodi viene di giorno, no, non c'è nessuna correlazione tra l'ora del giorno, della notte, le stagioni e quant'altro con l'occorrenza dei terremoti, è semplicemente una buffa. Bene, siamo più seri su questo punto, però, perché qualcuno quando fa questa domanda, che è un po' ridicola, ma sembra quasi che implicitamente voglio dire: perché di notte dormiamo, non siamo preparati, il terremoto ci fa male e quindi il terremoto di notte sembra più pericoloso. Uso la parola sbagliata, comunque che dia più fastidio. In realtà qualcuno di voi ricorderà che alla fine di ottobre del 2002 ci fu un piccolo terremoto a San Giuliano di Puglia che venne di giorno, crollò un edificio solo, ma dentro quell'edificio c'erano 27 bambini. E quindi non diciamo che necessariamente un terremoto di notte è peggiore di un terremoto di giorno. Ci sono delle variazioni di esposizione, per usare le parole appropriate usate da Paolo Bazzurro, per cui l'esposizione si sposta dalla residenza alle scuole, dai cinema agli ospedali. Voglio dire che il terremoto può fare male a qualsiasi ora del giorno e che anzi ci sono persone che anche presenti che vedo che hanno fatto analisi di possibili scenari, si chiamano scenari, di ripetizione di eventi storici per vedere quanti morti farebbe per esempio la ripetizione del terremoto di Messina alle 9, quanti morti farebbe la ripetizione del terremoto di Messina alle 3 del mattino e così via. E i risultati non sono fattori. In California ad esempio nessuno si augura un terremoto, ma avvengono. Preferirebbero venisse di notte perché il 95% delle abitazioni sono di legno. Quindi uno di notte vive in un ambiente sicuro. Un ambiente molto più sicuro che non durante il giorno, quindi dipende da dove uno è. Il giorno, gli edifici non sono sicuramente in legno, sono in edifici che sono più vulnerabili di quelli in cui uno si trova alle 3 di notte. Professor Bazzurro, un'altra delle notizie che ricorrono, di cui si parla in questi giorni, però lasciamo il sismico. In taluni terremoti pare avere un'incidenza più importante che in altri, come effetto di danno. Qual è la relazione tra lo sciame sismico e la distruzione, la scossa distruttiva? Sciame sismico può dire diverse cose. In generale, per sciame sismico la persona non ha detto ai lavori intende un evento principale e una sequenza di eventi che seguono quello principale e che di solito sono vicini all'epicentro del primo. Gli addetti ai lavori parlano in questi temi di quelli che vengono chiamati aftershock, quindi sono eventi che rompono un altro pezzettino, un assestamento della parte di rottura di faglia che è avvenuta nell'evento principale. Questi di solito sono eventi che causano un danno cumulativo agli edifici che sono già stati danneggiati la prima volta, quindi un edificio che è stato danneggiato sicuramente quando dovesse scrollare una o più volte può anche crollare, su questo non c'è dubbio. Ancora più pericolosi sono gli eventi e quello che è successo al centro della Matrice. Questo è più successo da Matrice. Quello che è successo in passato in questa zona, quello che è successo in Umbria ad esempio nel 1997, che è iniziato un terremoto a rompere un pezzettino di faglia, poi gli altri terremoti hanno cominciato a migrare verso le Marche, l'ultimo è venuto a Colfiorito, non ha rotto la stessa faglia del primo, ha rotto un'altra faglia.
nel 1639-1603 ci sono stati più di un evento grosso in quella zona, nessuno sa che valle si fosse in effetti rotta perché non c'eravamo a vedere, però quelli sono eventi che sono ancora più danneggianti, se si vuole, perché vanno a avere effetto, a impattare una parte di inventario di edifici che non sono stati in effetti impattati dal primo evento. Un po' di sismicità adesso si sta muovendo verso nord-est, quindi speriamo di no, però è possibile che ci siano anche altri eventi in zone che non abbiamo ancora visti. Nel prossimo futuro. Ma se questa non è una dichiarazione ufficiale, se vuole componente a posizione grandi rischi, facciamo questa discussione perché no, non vorrei mai. Questo è semplicemente. Solo personale sua? Non è, no, la sismicità c'è, ovviamente può ritornare in questa zona, può andare avanti in un'altra zona, però sicuramente anche la Commissione Grandi Rischi ha scritto un verbale che voi tutti potete leggere se avete voglia di andarvelo a cercare, dove c'è scritto che in passato sono successi eventi ripetitivi e potrebbero succedere anche oggi, speriamo di no. Molte volte non succedono, qualche volta succede, speriamo non succeda. Le parole sono molto importanti, lo vedremo adesso analizzando gli effetti di un terremoto. Il presidente dei costruttori di Rieti, quindi Amatrice, qualche giorno fa, quando ancora a caldo si parlava, adesso sono dichiarazioni zero, mi ha detto che dalle sue parti nel costruire ci si arrangia. Okay. È un po' quello che sottolineava il professor Carli. Ora, non è sicuramente la prima volta che assistiamo a, diciamo, alle conseguenze dell'arrangiarsi, ma vorrei prima di tutto, senza entrare nelle polemiche, diciamo, giudiziarie, vorrei chiedere cosa significa quando si è in un territorio a elevata attività sismica, cosa significa difendere la propria casa da un terremoto, di cosa bisogna preoccuparsi realmente? Professor Calvi. Arrangiarsi non è il termine giusto. No, quanti minuti? Cioè, lezione di ingegneria sismica. Cominciamo a isolare un concetto. No, ci sono molti concetti. Deve stare in piedi o non deve subire lesioni? Ah, ecco, questa è una domanda più precisa che mi è più facile rispondere. Le norme italiane e le norme di tutti i paesi non presuppongono che se si rispettano le norme non vi siano danni. Presuppongono piuttosto che non vi sia collasso e che i danni siano ragionevolmente limitati. Questo è un concetto che non si riesce a far capire mai, o meglio, anche dopo che lo sia ripetuto salta fuori l'ennesimo politico, l'ennesimo giornalista, okay, che dice ma insomma è sicuro o non è sicura? Non c'è la risposta è sicuro o non è sicura, perché quello che si fa è si dice, si prende una moto al terreno con una certa probabilità di essere superato e si dice per questo livello di moto al terreno progettiamo in modo che i danni siano limitati a questo livello. Quindi si può dire per una scossa che ha una certa probabilità di arrivare vogliamo che gli edifici residenziali non crollino, magari abbiano dei danni ma non crollino, invece vogliamo che gli ospedali funzionino perfettamente, vogliamo che le caserme dei vigili del fuoco non solo funzionino ma possano anche consentire ai mezzi di uscire, perché a volte succedono anche queste cose, c'è un edificio che sta in piedi però è crollato il cornicione della casa in fianco proprio davanti all'uscita degli automezzi. Non sono barzellette, ne ho viste in tanti casi, non solo italiani, cose di questo genere. Quindi quello che voglio dire è che non si può prescrivere di progettare qualche cosa per una sicurezza infinita, non si fa in nessun caso, così come quando uno esce in macchina non è sicuro che non avrà un incidente o non è sicuro che se avrà un incidente sarà salvato dalle cinture di sicurezza, dagli airbags e così via. Quello che si cerca di fare è di dare delle probabilità ragionevoli. Ragionevoli vuol dire con una qualche forma di corretto rapporto fra quello che avviene e quelle che ne sono le conseguenze. Non è impossibile progettare e costruire per livelli più elevati di sicurezza, non è affatto impossibile, anzi sulle nuove costruzioni è relativamente facile, è relativamente poco costoso, per cui
Poi era il giornalista che le chiede quanto costa. Poi io oso dire che su una nuova costruzione passare da livelli di sicurezza richiesti alle norme a livelli di sicurezza che comportino danni 10 volte inferiori o probabilità di collasso 100 volte inferiori è nell'ordine del costo del 2% dell'edificio. Quindi oso dare dei numeri e dico è pochissimo. Se non che non è con questa logica che si ragiona, non è con questa logica, si ragiona sempre al ribasso, cioè si ragiona sempre, si fa una gara d'appalto e si dice andiamo un cappello sopra le norme. Non è normale chiedere a un progettista fammi qualche cosa che sia 10 volte migliore di quello che c'è scritto nelle norme. Non è normale chiedere a un'impresa dammi qualche cosa che... È normale chiedere fammi lo sconto massimo che mi puoi fare e supera di un capello o magari stai anche leggermente sotto se nessuno se ne accorge il livello previsto dalle norme. Questo però lo sottolineo, sto parlando di nuove costruzioni. Noi abbiamo delle buone norme sulle nuove costruzioni, ma il fatto di costruire bene, ammesso che tutti le rispettino, non fa cambiare da un giorno all'altro quello che accade a seguito di un evento sismico o del moto in una città, perché purtroppo in Italia la frazione media di costruzione di nuove abitazioni è piccolissima rispetto all'esistente, quindi il problema si sposta sull'esistente. Ecco, in queste ore, lei lo sa benissimo, dopo tutti i disastri, alluvioni comprese, così ampliamo molto lo spettro della discussione, sui giornali, ma sono i politici a dirlo e noi lo riportiamo, scatta la discussione, adesso mettiamo in sicurezza tutto il paese, che personalmente, ma non posso scriverlo, come non possiamo scrivere spesso le cose che sono state dette sulla gravità dei terremoti quando ci sono delle vittime, personalmente ritengo una grande ipocrisia perché non riusciamo mai a mettere in sicurezza tutto il paese, ma io sono un profano e vorrei sapere cosa ne pensate voi. Prego. Innanzitutto dovremmo mettersi d'accordo su cosa vuol dire mettere in sicurezza. Collegandomi alle parole di Michele, come diceva giustamente Michele, qui è un problema di società. Qual è il livello di rischio che la società è disposta ad accettare di morire per ogni persona in un'attività normale durante la vita, se si asciuga i capelli piuttosto che va fuori in motorino, eccetera, eccetera. Se noi decidiamo che una certa attività normale è troppo pericolosa, interveniamo, come abbiamo fatto mettendo le strutture di sicurezza, poi non erano sufficienti, abbiamo messo le alberghe. Adesso possiamo decidere, è sufficiente? Magari se non è ancora sufficiente, interveniamo con altre misure. Stessa cosa per gli edifici. Se noi come società decidiamo che non è accettabile avere questa probabilità di lasciarci la pelle sotto un edificio per questioni di terremoti, allora possiamo e dobbiamo intervenire per alzare il livello di sicurezza e quindi abbassare la probabilità che uno ci lasci la pelle sotto. Questa probabilità però non la possiamo azzerare, ci sarà sempre, anzi, dico una cosa provocatoria, non sarebbe giusto e non vogliamo vivere in un posto che abbia zero probabilità di avere un caso che non zero probabilità di collassare, perché voi non ci vorreste stare dentro. Sarebbero delle case assolutamente orribili, con delle finestrine così e dei muri in questa dimensione, voi non ci vorreste stare. Io mi ricordo nel 2001, nell'ottobre del 2001, sono andato a sentire una presentazione di Leslie Robertson. Era l'ingegnere capo delle Torri Gemelle, del World Trade Center, il mese dopo che erano cadute. E in lacrime ha detto, noi come gruppo di ingegneri avevamo pensato, loro avevano progettato per l'impatto di un aereo, ma avevano progettato per l'impatto dell'aereo più grosso che c'era a quei tempi. Quello che l'ha impattato era molto più grosso e loro hanno detto noi avevamo pensato di aumentare la dimensione dell'aereo, soltanto che sarebbe stato veramente bruttissimo quell'edificio, quindi non l'abbiamo fatto. Quindi il discorso è questo, la società ha delle risorse finite, quindi tutto quello che spendiamo per rendere gli edifici assolutamente sicuri non ce l'abbiamo per combattere la malaria piuttosto che altre cose, quindi dobbiamo come società avere un approccio un po' più olistico,
c'è sempre la possibilità che noi rimaniamo sotto l'edificio, ma ci sono anche altre posti dove noi possiamo investire i soldi per rendere la nostra vita più sicura. È un discorso molto più ampio, non è un discorso politico, è un discorso che dobbiamo affrontare di petto. Un politico non vi dirà mai: voi non siete in una casa sicura, dirà sicuramente adeguata e quindi è sicurissima, voi dovete stare tra... per quello che si usa la parola antisismico, che mi fa venire il bruciore di stomaco e non si dovrebbe più, mai più usare, ma viene usata, è malinformazione dovuta al fatto che non si vuole parlare in questa società del fatto che abbiamo la probabilità di morire in tutto quello che facciamo. Non c'è la sicurezza assoluta e non ci deve neanche essere, non ci possiamo permettere. Ma se volevo tornare alla domanda che avevo interpretato in un modo leggermente diverso, e cioè io ho detto che sulle nuove costruzioni può costare poco, ci sono eccezioni, ma se invece di ricorrere ai muri spessi ricorriamo all'isolamento, magari vengono bene lo stesso. Il problema è l'esistente. Il problema sono... L'isolamento, stiamo parlando degli isolatori... Sì, certo. Poi magari mi provo, chi ne parlerò. Ma adesso... Ora. Io adesso volevo sottolineare che il problema è anche un problema di scelte, come diceva Paolo, di scelte e risorse, ma del fatto che se guardiamo un posto come Matrice, Accumuli e così via, dove c'è la tendenza all'emigrazione, dove ci sono case costruite nei secoli dal Medioevo e che anziché migliorare col tempo sono peggiorate perché magari gli hanno fatto qualche vetrina al piano terreno tirando giù qualche muro maestro e così via. Questa è l'Italia che noi vendiamo turisticamente. Certo, se fosse diversa non vendremmo più l'Italia turisticamente. Noi vendiamo quest'Italia, ma noi però dobbiamo anche metterci in mente che chi ce li mette i soldi per eventualmente mettere a posto quelle case lì dove abitano magari due persone anziane i cui figli e nipoti abitano a Roma, Firenze, che vanno lì per le vacanze come purtroppo è successo in questo agosto? Chi ce li mette questi denari? Cioè il problema non è un problema tecnico, è un problema economico, è un problema economico in senso lato, cioè di risorse anche nel senso delle imprese, degli ingegneri, della competenza degli ingegneri, delle scelte corrette e di soldi che da qualche parte devono saltare fuori. Noi possiamo dire: ah, lo Stato dovrebbe mettere a posto gli ospedali, va bene, ok, ma lo Stato dove va a trovare le risorse per andare a mettere a posto tutti gli edifici d'Italia destinati a residenza? Ma secondo le terze case di Amatrice ci sono meno di 2.000 persone ad Amatrice, ne sono morte 100 e passa perché ce n'erano 15-20.000, tutte le altre sono tutte seconde e terze case. Li mettiamo a posto la seconda e la terza casa tutti i... Finalmente nella ricostruzione, Calvi, nelle ricostruzioni normalmente le seconde e terze case non sono finanziate. Beh, adesso se è una provocazione sul tema chi paga la ricostruzione, perché questa è un'altra storia un po' particolare, no? Magari anticipo temi che avevi in mente di toccare, li tocco lo stesso. La stima di quanto è assicurato contro il terremoto in Italia è bassissima, anche se i costi di una polizza per assicurarsi contro il terremoto in Italia sono ridicolmente bassi, anzi spesso vengono regalati perché un assicuratore per vendere una polizza contro l'incendio, il furto e che altro dice: vuoi anche il terremoto? Ma sì, va, te lo metto dentro. Eppure le polizze assicurative sono poche ed erano relativamente molte, di nuovo nel terremoto dell'Emilia, solo perché erano clausole aggiuntive ad assicurazioni fatte per altri scopi dall'industria e così via. Allora, qui bisogna che a un certo punto ci mettiamo d'accordo, perché se è lo Stato che in tutti i casi deve fare l'assicuratore ultimo, diciamolo, scriviamolo, ci sono paesi in cui le assicurazioni che assicurano sono assicurazioni di Stato. A quel punto l'assicurazione è una tassa. Benissimo, oggi l'assicurazione in Italia, l'assicurazione contro i terremoti è una tassa che paghiamo proporzionalmente al nostro reddito. Questa è la pura verità. Allora, se è così, allora lo Stato deve riconoscere che è una compagnia di assicurazioni. Se lo Stato è una compagnia di assicurazioni, in questo caso specifico, deve agire da compagnia di assicurazioni. Cosa fa una compagnia di assicurazioni? Cerca di minimizzare le perdite in funzione di quello che spende nei confronti delle perdite. Quindi lo Stato avrebbe tutta la convenienza a defiscalizzare in un modo radicale gli interventi per la riduzione del rischio sismico, perché tutti questi soldi gli tornerebbero in tasca moltiplicati per n. Perché non lo fa?
non vorrei essere registrato. Ma non lo fa perché, anzi, te lo dico perché non lo fa, te lo dico con un paragone. Paolo Bazzurro, lui, quello lì, ha vissuto per tanto tempo negli Stati Uniti e ha imparato un acronimo, e l'acronimo è NIMBY, che vuol dire Not in My Backyard, che vuol dire: se devi fare una centrale nucleare, se devi fare una discarica, se devi fare, falla dove vuoi, siamo tutti d'accordo, ma non nel giardino sul retro della mia casa. Questo si chiamava NIMBY. A un certo punto un professore piuttosto noto della Wharton School di UPenn a Filadelfia ha coniato un altro acronimo, che adesso, per non fare show in inglese, non vi dico in acronimo, ma che vuol dire non nel mio termine di riferimento politico. Qualsiasi politico preferisce di gran lunga andare in televisione a vedere quanto è buono buttare il panettone ai terremotati, rispetto che prendere degli oscuri provvedimenti la cui bontà verrà fuori fra 30 anni, fra 40 anni, fra 50 anni, quando verrà l'evento che scatenerà un risultato su quello che lui ha fatto. Cioè, oggi il problema è che mancano gli uomini di Stato, quelli che fanno un programma di cui i risultati si vedranno fra 50 anni. Questa è la ragione per cui lo Stato non fa queste cose. Questa è la ragione per cui lo Stato fa dei provvedimenti per favorire il risparmio energetico, che in realtà sono provvedimenti per favorire i produttori di serramenti, i produttori di caldaie e così via. Perché alla fine lo Stato non ha nessun vantaggio a che noi risparmiamo energia, ce l'abbiamo noi il vantaggio a risparmiare energia. Allora perché lo Stato deve darmi dei soldi? Me li dia per invece mettere a posto una casa in cui lui poi pagherà. Non è bello, ma nel senso che non mandate costruttore di Amatrice, cioè nel senso che non vorrei offenderla nell'associarla a chi dice che si arrangia nel costruire le case. La sostanza è il governo effettivamente ha investito molto su altri profili come il risparmio energetico, non ha investito, recriminano loro, sulla sicurezza degli edifici. Ora si sta parlando della patente antisismica, in passato sono stati presi altri provvedimenti e poi sono finiti nel dimenticatoio. Cosa pensa della patente antisismica, delle misure che si stanno discutendo in queste ore, che non sono ancora misure, non sono ancora né state approvate né istruite, ma se ne parla molto, e lo stesso chiederò poi al professor Bazzurro. Allora io rispondo ancora una volta con molta sincerità. Questa storia della patente antisismica è scritta in un decreto del ministro Lupi, che ha costituito un gruppo di lavoro per redigere un documento per fare questa cosa e per trasformarla in un provvedimento legislativo. Lo conosco bene perché faccio parte tuttora di questo gruppo di lavoro, che non si riunisce da quando il ministro ha cambiato, ma non perché Lupi è peggio di Del Rio, perché è normale che se cambia il ministro, quello che faceva il ministro di prima non si va avanti a fare, si fanno delle altre cose. Se non che il giorno del terremoto, è stato la mattina, ma alle 5:30 è arrivato un messaggio di posta elettronica chiedendo di apportare entro il 5 settembre le correzioni al documento predisposto 5 anni prima. Quindi questa è la ulteriore dimostrazione che le cose si fanno solo quando siamo connessi, certamente solo quando c'è una qualche evidenza pubblica che induce a farle. E lo dico con un barlume di speranza, perché in fin dei conti è stato il terremoto di San Giuliano di Puglia che ha fatto cambiare la mappa di pericolosità, portando una mappa di pericolosità che adesso è quella lì, che è una mappa decente e moderna rispetto a quella schifezza che c'era fino al 2003. È stato il terremoto di L'Aquila che ha consentito di far diventare legge delle nuove norme sismiche finalmente moderne. Magari questo è il terremoto che, con tante lutti e elementi negativi, magari il terremoto che consente di avere un qualche provvedimento in cui è possibile pensare di dire, in certi momenti, in certe condizioni, pagati dallo Stato, quel che volete, diamo una stima reale di quanto un edificio vale sotto un profilo di scala di rischio sismico. Quanto vale non si riferisce a quanti morti farà o non farà, perché la protezione della vita umana non può essere misurata in termini quantitativi e quindi può essere solo oggetto di un patto sociale.
Cioè, se noi vogliamo che ce ne siano di più o di meno, dobbiamo metterci d'accordo. Non si può dire c'è un numero ottimale, non si può dire in Olanda, mi capita in questo momento di lavorare in Olanda. Il professore ci ha appena detto che la sicurezza totale non la prima, ma almeno di alzare la sticella così. Esatto, ma stavo dicendo, in Olanda, dove mi capita di lavorare in questo momento, se si ha a che fare con una diga, c'è un numero prescritto dal governo che dice: il crollo di una diga deve produrre morti nella misura di 1 per 10 alla meno 5 all'anno, cioè deve provocare mediamente un morto su 10.000 persone per anno. È un numero preciso. Si può questo tradurlo in quanto fare alte le dighe o quanto fare le promesse? È un altro problema, è un problema di tecnica, ma il numero qualcuno l'ha detto. Supponiamo che si dica anche qui, non è di questo che sto parlando. Sto parlando d'altro, quindi supponiamo che si mettano a posto le case per non fare morti. Questo però continuerà a far sì che dopo un terremoto ci siano i senza tetto, ci siano gli ospedali che non funzionano, ci siano le scuole che non funzionano e così via. Sotto questo profilo diventa un discorso puramente economico, quindi il fatto di dire un edificio è classificato A, B, C, D in classe sismica vuol dire esattamente quello che vuol dire la classe energetica, vuol dire mediamente produrrà queste perdite ogni anno divise per il valore dell'edificio. Qual è la differenza? Che le perdite in termini energetici si chiamano costo e si pagano tutti gli anni. Le perdite in questione di terremoti non si pagano tutti gli anni, si pagano una volta ogni 30 anni, una volta ogni 100, ma se uno prende quel numero, divide per 100, ha una perdita media annua. Si può fare un ragionamento di pura natura economica e si può addirittura consentire che una casa se la faccia come vuole, basta che poi si paghi lui le perdite. Non a caso il governo, qualche governo fa, sostanzialmente dopo l'Aquila, aveva insistito molto, era passata anche il provvedimento di legge per l'assicurazione obbligatoria. Non è mai passato. È entrato in finanziaria, penso non meno di 4 o 5 volte, e non è mai uscito dalla finanziaria. È sempre stato cassato nel processo di esame della finanziaria. Ma con questo non sto dicendo che lo ritengo né un provvedimento buono né cattivo, sto solo dando un dato. Le ragioni possono essere molte, perché un provvedimento che io sappia assolutamente sì, ma un provvedimento di assicurazione obbligatoria, se io fossi colui che prende decisioni, accetterei di prendere un provvedimento di assicurazione obbligatoria solo decidendo anche come lo si paga, chi lo paga e quanto lo paga. Cioè l'assicurazione obbligatoria è quello che c'è già. Io prendo, invento una compagnia di Stato e faccio un'assicurazione obbligatoria, altrimenti non posso farne un'assicurazione obbligatoria. Cioè in Svizzera è così, in Nuova Zelanda è così, ci sono paesi in cui è fatto in questo modo, si può decidere di farlo. Ma se invece voglio prendere un provvedimento di natura libera, allora devo fare in modo di creare le premesse per cui ci siano persone che pensano che per loro sia conveniente investire in riduzione del rischio sismico, che anche questo è un investimento a lunga scadenza, nessuno sa se godrà direttamente dei soldi che spende. Certo, però è anche vero che se qualcuno è sufficientemente sano di mente, vive in un territorio sismicamente pericoloso, degli incentivi anche psicologici può avere. Ma mi piacerebbe passare la palla al professor Bazzino che vi racconterà forse che lui una casa non l'ha comprata a San Francisco per qualche ragione. Sentiamo l'esperienza di restare a parlare magari di fronte a una birra, ma tornando al discorso che stavamo facendo un secondo fa, pagare, perché poi paga lo Stato i soldi che dà alle persone che hanno avuto la casa danneggiata dopo un evento, viene dalle nostre tasche, quindi cioè, o pagare dilazionatamente nel tempo, pagare una volta è sempre una tassa, soltanto che è molto più difficile far digerire agli italiani dover avere un'assicurazione obbligatoria piuttosto che aiutare la vecchina, quello che ha perso tutto dopo un evento. Volevo semplicemente fare un esempio, in tutto il mondo tutte le persone che guardano l'Italia e pensano appunto l'Italia sia un paese piuttosto evoluto
non si capacitano di come è possibile che in Italia non ci sia ancora una penetrazione dell'assicurazione per motivi sismici o in generale per eventi catastrofali. In Cile è venuto un terremoto ultimamente, magnitudo 8 e qualcosa, ha generato perdite economiche molto più alte di quelle che vediamo qua, e praticamente quasi tutte le perdite economiche sono state pagate dalle assicurazioni, quasi tutte, cioè l'impatto sul governo di quell'enorme terremoto praticamente economicamente non si è sentito in termini di perdite di vite umane, ma neanche tante, perché in Cile costruiscono bene. Il terremoto del 1960 ha fatto capire che forse era meglio che costruissero gli edifici in maniera migliore, lo hanno fatto, infatti hanno gli edifici tra i migliori al mondo. Però anche in posti, il Messico, qui abbiamo un professore messicano seduto in terza fila, il Messico è molto più avanzato di noi, in questo, hanno tutta una serie di strumenti finanziari per proteggersi da questo, per proteggere il governo da questo tipo di perdite economiche. In Italia non si fa niente perché non c'è volontà politica di farlo, c'è secondo me anche molta ignoranza. Professore, chiedo anche a lei, i provvedimenti di cui si sta discutendo in questo momento, non so, assicurazionale, la patente antisismica, insomma, la discussione è sui giornali, la convince oppure... Ma io non leggo tanto i giornali in generale, soprattutto in questo periodo. Un esercizio ingegnimentale, no? L'ho detto. Comunque, allacciandomi a questo, il fatto che non ci sia un ritorno economico per una persona che decide di mettere a posto dal punto di vista sismico, a posto sempre in termini, diciamo, colloquiali, non in termini tecnici, per migliorare un edificio, la vulnerabilità di un edificio per quanto riguarda il terremoto, che non ci sia un ritorno economico, dipende esclusivamente dall'ignoranza che ha il pubblico rispetto al rischio sismico. Se io metto delle belle finestre e quindi consumo di meno, quando vendo la casa mi viene riconosciuto. Se io metto a posto le fondazioni, invece non mi viene riconosciuto, perché non c'è la sensibilità del fatto che io debba pagare per un qualcosa di più sicuro. C'è in alcuni casi, quando uno compra un'auto, ci sono popolazioni, magari non italiane, che guardano altre cose, ma popolazioni al mondo che comprano, scelgono proprio di comprare macchine che sono più sicure. Quindi in quel caso lì viene fatto, ma nel caso degli edifici no, non c'è un ritorno. Ci sarebbe nel caso, ad esempio, di un'assicurazione obbligatoria, nel caso in cui questa fantomatica assicurazione di Stato dicesse: tu hai un edificio di tipo A, tu paghi 35 euro l'anno, tu hai un edificio di tipo D, quindi molto peggio, tu ne pagherai 220. E quindi in quel caso allora sì che un investimento ha un ritorno, ma così fin quando non ci mettiamo in testa che c'è un rischio che corriamo ogni giorno, qui a Pavia magari molto meno, ma in Irpinia molto di più, in Friuli molto di più, c'è un problema, abbiamo un problema, noi non agiremo mai. Vorrei fare il menagramma, ci sono dei terremoti anche da queste parti, parlo no, ma non dico che non possono avvenire, relativamente parlando, non di meno che in Irpinia e in Friuli, questo mi sento di poter dire. Ragione di educazione, non chiederò al professor Calvi come c'è antisismo in questo... Non me lo deve chiedere perché io non risponderei, perché qualche mese fa dentro quest'aula ho fatto la prolusione all'apertura dell'anno accademico che si intitolava 1076 terremoti a Pavia. Qualcuno pensava che ne fossero successi 1076, invece mi riferivo solo al fatto che nel 1077 c'è stato quello forte, che poi aveva epicentro a Verona presso poco, quindi non era neanche tanto vicino, e quindi in quell'occasione ho dato qualche numero di questo tipo, cioè sulla probabilità di danno delle varie chiese pavesi e così via, ma mi sono anche domandato se in tal caso, a seguito di quei danni, sarebbe stato forse appropriato andare a cercare di vedere le colpe di Bernardo da Pavia o del Richini, o... Ho fatto un lungo elenco di architetti che hanno lavorato a Pavia, magari qualcuno non sapeva bene quando sono nati, quindi andare a ricercare le colpe poteva avere un senso. Professor Baizzurro,
Abbiamo anche un problema, il professor Calvi ha ricordato i progressi che sono stati fatti, obiettivi nello studio della sismicità del nostro paese, e negli ultimi anni i progressi sono stati fatti anche parecchi, però si ritorna soprattutto sotto disastro sul tema che non tutte le carte, gli studi sono completi, non c'è la microzonazione sismica, altro termine da spiegare. Quando si realizza un'opera, soprattutto un'opera pubblica, questo può comportare la differenza tra la colpa e non, lo vedremo anche per il discorso della scuola di Amatrice. Ecco, qual è la situazione, visto che lei sta nella commissione giusta per darci un parere in proposito, qual è la situazione reale in ordine alle conoscenze e alla possibilità, non dico di prevenire terremoti, ormai è passata l'idea che la predizione del terremoto non è possibile in termini precisi. Ma mi collego, ho fatto diversi riferimenti, quindi cerco di non perdermene neanche uno. La prima questione è la questione delle mappe di pericolosità che vedete su in alto. Sono mappe moderne fatte con metodi che sono allo stato dell'arte. Queste sono vecchie di qualche anno e adesso c'è uno studio che uscirà alla fine dell'anno con delle mappe aggiornate che però poi verranno inserite nelle norme antisismiche, sempre per usare un verbo colloquiale, che è un aggettivo colloquiale che non vorrei usare ma lo uso per farmi capire, sulle norme di progettazione in zona sismica nel prossimo futuro. Sono sicuramente molto moderne. Quello che manca qui dentro è l'ultimo pezzo, cioè il tipo di suolo che c'è in ogni località italiana. E da questo si riferisce gli studi di microzonazione. Gli studi di microzonazione significa che un posto come Pavia, qui magari siamo abbastanza in una situazione abbastanza semplice, ma in un posto come Amatrice, un po' più complicato, si dovrebbero fare degli studi che dicono in questa zona ho un terreno più soffice o meno soffice, perché il terreno più soffice ha la capacità di amplificare le onde sismiche. E quindi questi colori che voi vedete accesi sarebbero in alcuni casi più accesi o meno accesi a seconda del tipo locale di suolo in cui una città si divide. Questi studi di microzonazione ne sono stati fatti molti, un po' a macchia di leopardo, alcuni, perché sono stati demandati ai comuni, a volte i comuni non hanno neanche la capacità o magari appunto la capacità tecnica per fare questo tipo di studi. A volte sono stati fatti con metodologie diverse, quindi non sono comparabili in diversi posti. Le cose si possono migliorare, però stiamo andando nella direzione giusta. Queste mappe sicuramente sono una buona fondazione, diciamo. Quindi si può migliorare, vuol dire che siamo ancora molto lontani dal traguardo oppure no? Ma in termini, come diceva il professor Calvi prima, le norme per la progettazione in zona sismica di oggi progettano delle case che sono quasi dei bunker, non vengono giù. Queste non vengono giù. Il problema non sono le case nuove, che tra l'altro sono una frazione infinitesimale dell'inventario là fuori, il problema sono quelle esistenti. È lì che dobbiamo intervenire. Come intervenire è tutta un altro, ci vorrebbe un'altra ora o più per discuterne, ma è lì il problema, non sono gli edifici nuovi. Professor Calvi, per l'esperienza che ha nei rapporti con la pubblica amministrazione, questo gap, questo ritardo che abbiamo appena sentito, è superabile? Se sì, in che tempo e con quale sforzo? Ma telegraficamente, perché si fa tardi, penso che gli studi di pericolosità, di microzonazione e così via debbano essere fatti, debbano andare avanti, ma che non sono quale il problema. Quindi il vero problema è quello che abbiamo toccato prima: creare delle politiche che portino a ridurre la vulnerabilità degli edifici, a intervenire sugli edifici. Non è così importante sapere esattamente se si prevede che l'accelerazione col 10% di probabilità in 50 anni è un valore, col 2% è un altro, l'importante è che gli edifici migliorino. Quanto può essere utilizzato, più di quanto lo sia oggi, il know-how che avete maturato in questa università, con EUCenter, a Pavia?
ci sono una serie di istituzioni che hanno dedicato molto. Guardi, c'è un gruppo che si occupa di murature, molti dei quali in questo momento sono in provincia di Rieti, che ha dato dei contributi importantissimi nel definire gli interventi che possono essere fatti per migliorare il comportamento degli edifici in muratura, che non vuol dire necessariamente arrivare al livello previsto dalle norme per un nuovo edificio, ma vuol dire comunque migliorare il comportamento. L'altro aspetto che io ritengo fondamentale appunto è l'applicazione di tecnologie avanzate, quindi in modo particolare l'isolamento sismico, che è veramente qualcosa che può risolvere alla radice molti problemi, e che naturalmente su un edificio esistente può essere un intervento costoso, ma anche non troppo costoso in funzione del tipo di edificio e di quanto è alto e di quanto è prezioso. Istruzioni per l'uso, per il nostro pubblico gentilissimo e attentissimo. Ora farò un ultimo round di domande, mi sembra che i relatori siano anche molto disponibili a rispondere con franchezza e rapidità. Poi diamo la possibilità a chi vuole di fare a sua volta qualche domanda ai relatori. Professor Azzurro, torno su un concetto che il vicino di casa l'avrà ripetuto allo sfinimento. L'avrà chiesto, ma veramente un terremoto non si può prevedere? Ci spieghi una volta per tutte perché. Ma innanzitutto prima dico che cosa si può fare e poi cosa non si può fare. Quello che si può fare, e si può fare da almeno 40 anni, e quindi non è una novità che ci siamo inventati negli ultimi due mesi, quello che si può fare è avere un'idea di quanto è probabile l'accadimento di un certo terremoto o di un livello di scuotimento del terreno, perché ricordiamoci che non sono magnitudini dei terremoti che ammazzano le persone, lo scuotimento del terreno, quindi domande del tipo, e queste veramente mi hanno sfinito, del tipo, ah, ma che magnitudo sopporta questo edificio? Queste non le voglio più sentire, queste domande, perché sono veramente... È lo scuotimento del terreno, se la magnitudo è 7 a 150 km non mi fa niente, se ce l'ho sotto i piedi allora sì, quindi non è la magnitudo, è lo scuotimento del terreno. Quello si può prevedere, cioè si può prevedere, si può calcolare qual è la probabilità, lo posso dire qua a Pavia dove siamo adesso, piuttosto che in Irpini, piuttosto che in un altro posto. Quello che non si può ancora fare è dire quello scuotimento o quel terremoto arriverà quel tale giorno in quella tale ora. Ma questo non si riesce ancora a fare. Ci sono in alcuni casi sciami sismici che danno sicuramente delle preoccupazioni, a volte la Commissione Grande Rischi è chiamata proprio a valutare cose di questo tipo,